Siamo con la dottoressa Elena David, amministratore delegato di Valtour. Benvenuta a Mediotel Radio. Grazie a voi. Fanno fatica i giovani di oggi ad inserirsi nel mondo del turismo e perché? No, secondo me non fanno fatica. Allora, i posti di lavoro ci sono, certamente bisogna vedere qual è il punto di incontro tra la domanda e l'offerta. È una questione appunto di cosa l'industria turistica oggi chiede ai giovani, quali condizioni offre e cosa i famosi millennial sono invece disponibili ad accettare e a dare. La certezza è che il lavoro ce n'è e la prova è rappresentata dal fatto che ci sono per esempio tantissimi lavoratori stranieri occupati nel turismo. Questo potrebbe far pensare al fatto che il punto di incontro, soprattutto nelle professioni a più basso valore aggiunto, veda un po' la problematica di quella che è la qualità, diciamo, dell'offerta lavorativa rispetto alla domanda che c'è da parte dei giovani. Quindi l'invito è a guardare con molta umiltà a tutti i mestieri, perché in ognuno di essi c'è comunque la possibilità di imparare e di mettere a frutto un'esperienza che si rivelerà utile nel futuro. E poi naturalmente è anche però dall'altro lato corretto selezionare le opportunità in base al proprio percorso di studi, in base alle naturalmente anche alle aspettative che si hanno, ma avendo sempre cura di fare attenzione che l'aspettativa sia in grado di soddisfare la richiesta di chi offre il lavoro. Quindi umiltà è una parola d'ordine da ricordare insieme alle parole che ho citato, che sono la competenza, la passione e la determinazione. E c'è un gap di talenti in Italia o piuttosto un anello mancante tra formazione superiore in ambito turistico e lavoro nel turismo? Direi che la seconda mi piace di più, anche perché la parola talento, se non la si concretizza e non la si rende piena di significato, così rischia di restare vuota. C'è un anello mancante che è rappresentato proprio dal fatto che, a mio parere, i percorsi di studio dovrebbero integrare delle esperienze di lavoro che però non possono essere più lo stage dei 15 giorni o, cioè, in realtà il corso di studi dovrebbe prevedere anche un semestre di lavoro strutturato, perché al di sotto dei 6 mesi, anche la mia esperienza come datore di lavoro mi dice che non c'è possibilità di estrarre un valore appunto da questa esperienza. D'altra parte, non a caso, nei paesi dove il turismo ha fatto passi più veloci, penso alla Spagna, le scuole superiori includono esattamente dei trimestri e dei periodi lavorativi, ma poi anche i grandi master universitari che sono prevalentemente poi svizzeri, lo sappiamo, i primi al mondo sono svizzeri. In realtà lo frequenti per 18 mesi, 12 sono in aula e 6 sono di lavoro vero in un'azienda vera con responsabilità vere, quindi direi che non è che c'è niente da inventare, basta seguire le best practices. Grazie ad Elena David, amministratore delegato Valtour. Ciao, grazie.